Ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura andiamo subito a parlare di cronaca giudiziaria, per parlare di una morte, due morti in un incidente stradale. C'era il conducente di un'auto che, come è stato spiegato dallo stesso avvocato, non aveva bevuto. Nello schianto, in quel 2013 a Jesolo, erano morte due persone. Sentiamo allora il servizio di apertura del telegiornale. La notte dell'incidente, Antonio De Alteris non venne trovato in stato di ebbrezza o di condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Lo precisa l'avvocato Alfredo Traversa, il legale difensore del 44enne, agente immobiliare jesolano, a processo per l'incidente stradale che si verificò alle 4 del mattino del 20 luglio 2013 e nel quale persero la vita Antonio Ferro e Michele Costantini. Questi ultimi si stavano recando al lavoro al mercato del pesce a bordo di un furgone. De Alteris invece stava rincasando dopo aver preso parte alla presentazione di un nuovo complesso residenziale a Treviso, evento rivolto agli agenti immobiliari e ad altri addetti ai lavori. Ci fu un'improvvisa invasione di corsia e le loro vetture si scontrarono frontalmente. Sin dall'originaria richiesta di giudizio abbreviato, abbiamo sempre sostenuto la non punibilità in sede penale di De Alteris, spiega Traversa, perché l'invasione di corsia e lo scontro con il furgone, a seguito del quale persero la vita le due compianti vittime, si verificò per la repentina e improvvisa perdita di conoscenza del conducente. Questa, ribadisce il legale, fu dovuta a un colpo di sonno. Verosimilmente, come risulta dal referto medico-legale del consulente di parte, per una sincope causata da ripolarizzazione ventricolare, evidenziata nel tracciato dell'elettrocardiogramma, eseguito poi dai sanitari dopo l'incidente. Il prelievo ematico fu eseguito nell'immediatezza, alle 4.09, e accertò un tasso di 0,48 grammi litro, al di sotto della soglia. Come poi emerso dal dibattimento, aggiunge l'avvocato, De Alteris la sera precedente al sinistro non aveva partecipato ad alcuni party o feste con amici, non era affetto da precedenti patologie né era sottoposto a terapie farmacologiche. E la cronaca, sempre quella giudiziaria, ci porta tra Caorle e Oderzo. C'è ancora un problema giudiziario, infatti, per Ileno Bronzin, l'ex vice sindaco di Caorle, che da anni è protagonista di una serie di vicende, tutte nate a seguito del blocco dei lavori per la realizzazione di un immobile di proprietà di una sua società, la Peiusis SAS. Di fronte alla giudice Savina Caruso si è aperto il processo a suo carico per il reato di appropriazione indebita, un procedimento nel quale Bronzin è chiamato in causa in qualità di presidente dell'Associazione Veneta per la difesa dei diritti del cittadino, da lui fondata per assistere i cittadini vessati dalla giustizia. Ad accusarlo è un socio della stessa associazione, Ernesto Carrer, 53enne, residente a Fontana Fredda, ma domiciliato proprio a Oderzo. Nella denuncia che ha presentato sostiene che Bronzin si sarebbe appropriato di 5.000 euro che gli aveva consegnato per provvedere al pagamento di alcune forniture eseguite dalla società Silea SRL su disposizione dello stesso Carrer. Bronzin respinge con decisione ogni accusa, assicurando di non aver mai ricevuto quei soldi e ora è pronto a battersi per dimostrarlo. Andiamo a Concordia Sagittaria, invece parliamo di prodotti tipici del territorio che vanno valorizzati. Lo ribadisce lo stesso presidente del Proloco della città metropolitana, insomma un territorio che ha molti prodotti enogastronomici e molti piatti tipici e questi vanno valorizzati. Sentiamo che cosa ha detto al nostro Piero Turco. 22° concorso della Renga d'Oro, siamo a Concordia Sagittaria, ristorante a Confin, per la presentazione di questo nuovo programma quest'anno, questo nuovo concorso. È con me il presidente delle Proloco Provinciali di Venezia, signor Tonon. La Proloco presente perché si parla di territorio. Certamente si parla di territorio, ma anche di un piatto che è entrato nella tradizione, che la Proloco ha saputo anche portare avanti, promuovere e fare anche sistema con i ristoratori e col territorio stesso. Questo è uno di quei piatti che devono entrare sul nostro progetto provinciale, addirittura regionale, che è un progetto che abbiamo in corso con la Regione Veneto e le Proloco, l'Umpli regionale. Sul territorio l'Oca di Portoguaro c'è, i bigui in salsa di Caorle c'è, l'anguilla dell'Ivenza c'è con Torre di Mosto, la Renga deve entrare a pieno diritto sui piatti tipici della tradizione territoriale. Quindi io sono qui questa sera proprio per lanciare la Proloco di Concordia verso questo progetto ambizioso regionale.
Quindi Presidente, la Proloco a tutela anche di quelli che sono i marchi, i brand, le caratteristiche del territorio? Certamente sì, se non lo fa la Proloco, io ho visto che non lo fa più nessuno. Vi faccio un esempio, in questi giorni stiamo raccogliendo da più di 180 scuole di tutto il Veneto e anche dell'Istria, perché l'Istria è una delle culle delle tradizioni, della tutela e della valorizzazione della lingua, ma della cultura. Stiamo raccogliendo un sacco di informazioni, soprattutto per quello che riguarda la cultura, le tradizioni e la nostra storia. Quindi credo che le Proloco, questo è il ruolo, questa è la finalità di promozione. Brutta scoperta invece tra Jesolo e Eraclea, una sorta di discarica abusiva realizzata sotto il ponte che unisce le due realtà, quella di Jesolo con Eraclea, e quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale. In particolare sotto il cavalcavia gli agenti hanno rinvenuto numerosi pneumatici che sono stati abbandonati da ignoti. Oltre alla procedura per la rimozione e lo smaltimento, sono scattate anche le indagini per cercare di identificare gli autori di questo abbandono. E purtroppo non è la prima volta che nella zona più isolata della città vengono realizzate proprio delle discariche abusive. Parliamo adesso invece nuovamente del referendum per l'autonomia, un referendum che è stato votato quasi all'unanimità dalla maggioranza sicuramente, poi c'è stato anche un astenuto, anche se parte della minoranza ha deciso di non presentarsi appunto al voto. Al di là di quello, Berlato, Finozzi, e non sono gli unici, hanno puntato su questo referendum, sperano insomma davvero di potercela fare. Sentiamo le loro parole. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, è pienamente favorevole al referendum che giustamente affiderà alla Regione del Veneto la tanto auspicata autonomia. Non c'è nessuna incongruenza tra richiedere l'autonomia per il Veneto e ribadire la difesa del valore dell'unità nazionale. In questo contesto Fratelli d'Italia darà il proprio appoggio perché il risultato del referendum sia eclatante. Siamo allo step finale prima dell'importante appuntamento del referendum sull'autonomia del Veneto. Innanzitutto bisogna ricordare che per la prima volta in Italia si dà la possibilità a una regione di poter scegliere, decidere su questo argomento. Per la prima volta i cittadini di una regione vengono chiamati a esprimere la loro opinione su un argomento così importante. Abbiamo esempi a noi vicini come il Trentino Alto Adige, il Friuli, che ci dicono che quando c'è una responsabilità diretta delle amministrazioni locali le cose funzionano. Non chiediamo altro che poter gestire direttamente le nostre risorse per dare un futuro ai nostri figli, per dare un futuro al nostro territorio. Quindi quello che io auspico è che a questo referendum partecipi il numero più importante possibile di veneti, perché dobbiamo dare un segnale, a prescindere dall'appartenenza politica. L'autonomia è una questione seria e va presa per tale. Per questo abbiamo chiesto ieri al Presidente Zaia che oltre al titolo del referendum siano chiarissimi i contenuti, cioè che i veneti possano sapere il giorno prima che cosa succederà il giorno dopo il referendum. Perché se un referendum potesse costare 14 milioni, e sono soldi dei veneti, deve essere maneggiato con cura, e con cura vuol dire far sapere ai veneti fino in fondo che cosa significa autonomia il giorno dopo il referendum. A Medulla di Rivenza la Proloco ribadisce il proprio operato, una Proloco che si adopera per il sociale, una Proloco che aiuta molte realtà proprio che sono anche in difficoltà, grazie del resto anche alle diverse iniziative che realizza nel proprio territorio. Aldo Curtarelli ha sentito il presidente Arnaldo Pittone. Arnaldo Pittone, ben tornato nei nostri studi di Fossalta di Portuguaro, è presidente della Proloco di Medulla di Rivenza. Bene, inizia l'anno, iniziano le nuove manifestazioni. Una domanda le vorrei fare, ma alla fine i soldi che voi incassate, come poi li ridistribuite nel territorio? Un saluto grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Noi quello che guadagniamo lo impegno per le ferie del presidente della Proloco. Scherzavo chiaramente, non è così. Noi l'utile, quel po' di l'utile che riusciamo a fare, lo investiamo intanto per pagare, paghiamo le utenze della cucina, dei nostri locali, quindi
la corrente, il metano, le spese, le assicurazioni, quindi che poi vanno a usufruire tutte le nostre associazioni di Medione di Livenza. Una parte vanno spese anche per il rinnovo delle attrezzature, delle riparazioni. Proprio lo scorso anno abbiamo comprato un forno nuovo, una lavastoviglie, quindi tutto quello che serve per tenere aggiornata e in sicurezza la cucina, una parte di spese vanno là. E poi una parte di spese che ci teniamo di incassi, li reinvestiamo nel territorio, ad esempio diamo degli aiuti a delle associazioni, anche parrocchiali, soprattutto parrocchiali, magari anche dei corsi o di teatri come abbiamo fatto lo scorso anno per le scuole elementari, insomma. Ecco, ecco, so che avete, so che avete anche delle nuove proposte per investire questi soldi, può sì, un attimo sì, spiegare? Sì, perché così noi come Proloco, in primis il volontariato, in primis il sociale, in primis riscoprire la buona cucina, la cucina tradizionale, però secondo noi, secondo me e tutto il gruppo della Proloco, quest'anno vogliamo anche un po' investire diciamo nella cultura, quindi organizzeremo delle serate a tema. Le anticipo qualcosa, stiamo parlando con alcuni chef, si vorrebbe fare con le nostre cucine delle serate dove inviteremo dei chef più o meno importanti, dei chef che vengono là a svelarci alcuni trucchi del mestiere e fare esatto. Qualche ricetta. Comunque i cameraman sono degli ottimi assaggiatori. Ecco, teniamo in considerazione anche questa proposta, perché come le dicevo tempo fa, noi abbiamo molti ragazzi, alcuni ragazzi che fanno alberghiero, che vengono volentieri quando facciamo gli eventi, e appunto ci è venuta anche questa idea di fare questa cosa qua, che così sentendo un po' anche il nostro gruppo potrebbe essere importante. E ora andiamo a Porto Gruaro, l'ultima attività in ordine di tempo è quella correlata all'iniziativa di comunicazione ed educazione stradale per la prevenzione degli incidenti avviata dalla Polizia Stradale denominata Se gli vuoi bene, legalo. Si tratta nello specifico di un progetto che è stato rivolto alle donne in gravidanza e ai genitori dei nascituri, neonati e bambini, il cui scopo è quello di sensibilizzare infatti i genitori all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini con quello appunto con l'obiettivo di ridurre drasticamente le conseguenze degli incidenti che vedono coinvolti i soggetti deboli quali le gestanti, i neonati e bambini. Un progetto il cui programma prevede l'erogazione da parte della Polizia Stradale, in questo caso quella di Porto Gruaro, di nozioni normative e pratiche sull'uso delle cinture di sicurezza, di seggiolini e di airbag, che rientra da un mese nei corsi di accompagnamento alla nascita che si svolgono presso il consultorio familiare della US4 nell'ex Silos di Porto Gruaro. Un'attività come del resto altre collegate al percorso nascita che sono coordinate dalle ostetriche Tiziana Trevisan e Graziella Momentè, che sono riuscite ad ottenere un'eccezionale partecipazione media annua che va, pensate, dalle 200 alle 230 persone e sono in costante aumento. Il tutto grazie all'avvio di questa rete di collaborazione con i reparti di ostetricia e ginecologia anche delle aziende sanitarie limitrofe alla US4 per far sì che le attività di preparto e di postparto vengano, come di fatto avviene, effettuate proprio a Porto Gruaro. Rimaniamo a Porto Gruaro e parliamo ancora una volta di un poeta locale, arriva da Lugugnana di Porto Gruaro, si è scoperto al nostro Giorgio Fagotto raccontando appunto un po' la sua storia ma soprattutto anche le sue poesie. Giosuè Siviero, sentiamolo. Mia madre, ottobre, cadono le prime foglie sui prati, i giardini, accanto ai cipressi. Una gran folla commossa e silenziosa accompagna all'ultima dimora una giovane madre sposa. Ha con gioia molto sofferto, pianto, molto ai poveri ha donato. Ora porta come ultimo olocausto con sé nel seno il suo bimbo quasi neonato. Sale al cielo una preghiera, un suono triste di campana e il vento vespertino asciuga le lacrime calde del suo primo ragazzino, mentre gli altri cinque quasi non capiscono. Era bella, generosa, pia,
Quella donna era mia madre, si chiamava Maria. Commovente, veramente. Tu hai toccato le corde del mio cuore e quindi hai toccato le corde del tuo cuore e quindi di tutti, perché la mamma, una mamma che ha avuto 6 figli, nel mettere al mondo il 6° figlio muore. Questa è la situazione, questa è la storia di questa famiglia, no? Tu porti nel tuo giornalino i personaggi che sono nel tema lugugnana, sì, giusto, esempio, nella storia di Lugugnana. Per esempio, nonno Meni si chiamava, sì, Domenico. Sì, nonno Domenico. Aveva diversi tipi di pipe, più o meno così. Sì, sì, sì. Ma quella che a lui piaceva di più era quella che si adoprava alle feste importanti. E le aveva affibbiato un nome, Berta. Berta. Berta è il cannone tedesco, se te lo ricordi. Perché? Perché le sue, come si chiama, le sue fumate uscivano come un camino di un cannone. Insomma, che fantasia. Anche il nonno quindi aveva fantasia, eh? Sì o no? E tu hai, diciamo, ereditato il carisma, secondo me. Per me la stima delle persone che ti conoscono. Questione immigranti, se ne parla anche a Salgareda. Qualche giorno fa il gruppo di opposizione Obiettivo Salgareda ha depositato infatti al protocollo comunale una interpellanza per parlare di questo problema. I consiglieri Sabrina Mazzon, Alex Minuzzo e Brigitte Barbara Stangi hanno detto: vogliamo discutere dell'accoglienza dei profughi anche in consiglio comunale. Anche il nostro comune infatti è coinvolto in questa attività, se così vogliamo chiamarla. Da fine 2015 ospitiamo 7 giovani, la cronaca attuale però ci dice, fanno sapere gli esponenti di minoranza, che ci potrebbero essere nel prossimo futuro nuove assegnazioni ripartite in base al numero dei residenti. Le situazioni che si sono venute a creare anche molto vicino a noi, come a Casale sul Sile, Oderzo, Quinto e Volpago del Montello, non ci possono lasciare indifferenti, hanno ribadito. E proseguono che è necessario riflettere su questo argomento, consapevoli che pur dovendo eseguire le direttive statali non si possono sempre subire decisioni calate dall'alto senza esprimere un parere, e soprattutto dicono non si può gestire singolarmente un dramma di questa portata. Da qui appunto l'interpellanza con una richiesta al sindaco Andrea Favaretto di relazionare il Consiglio Comunale sulla situazione dei profughi ospitati a Salgareda e sulle ipotesi di nuove assegnazioni di richiedenti asilo al Comune. Adesso andiamo con Vinicio Scortegagna per Scatti dal Territorio, c'è Fotoreporter. Allora, con Vinicio Scortegagna ci fermiamo per questa edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale, ci ritroviamo con le altre news, rimanete con noi, grazie ancora per aver scelto la nostra informazione.